centro della Terra. Navigatore attivo. Later. Preparazione del materiale. Cappello. Stivali di gomma. Borraccia. Bussola. Torcia. Stuzzicadenti. Fischietto. Mappa. Forse abbiamo esagerato, ma non importa. Si parte! System start. Per fare un lungo viaggio ci vuole il primo passo. Scoprire nuove terre, scoprire un po' di te. Di muoversi era ora, con un motivo in più. La vita si colora, dai credici anche tu. Entra nel vulcano. In fila per uno. Discesa! Curva a sinistra. Salto a destra. Primo tunnel, attento! 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 Hai picchiato la testa! Schivando i pipistrelli, coi piedi qua e là. Cercando posti belli, andiamo per di qua. Gira il mondo, giri anche tu. Un po' di strada. Ma ehi, che succede? Sto perdendo il segnale. Spegnimento automatico del navigatore. Fra 3, 2, 1. No! System stop. System return. Reload. E adesso inizia l'avventura. Flash, mi ha accettato un lampo. Splash! Sono in una zattera! Oh! Animali giganti! Boom! È scoppiato il vulcano! Ma adesso dove andiamo? La bussola si è rotta! Serviamo la pergamena, prendiamo quella rotta! Gira il mondo, giri anche tu! Nel profondo vai sempre più giù! Prendete un foglio di carta e disegnate una lente d'ingrandimento. Coloratela del colore che più preferite. In seguito ritagliatela. Con un po' di fantasia ed immaginazione, il gesto di oggi è quello di prendere la vostra lente e usarla per vedere Gesù in ogni cosa che ci circonda, con uno sguardo più attento ed un cuore più grande. Come alla fine di ogni settimana, anche oggi diciamo grazie a Gesù. Grazie Gesù per questa seconda settimana di Grest virtuale, perché ha reso piacevoli e divertenti le nostre mattinate. Grazie Signore per la curiosità che metti nei miei pensieri, quando non conosco qualcosa e voglio sapere, quando non ho paura di ciò che è diverso da me, quando cercare mi fa conoscere tante cose nuove. Grazie, Signore, quando anche Tu ti nascondi nelle mie giornate e mi lanci indizi perché io possa iniziare a cercarti.
Salve a tutti, bentornati con il secondo appuntamento del nostro diario di bordo. Come avete ben capito, il tema di questa settimana è la ricerca. La ricerca, che di per sé potrebbe sembrare una cosa abbastanza semplice, per oggi proveremo a capire cos'è veramente importante ricercare, almeno nella nostra vita e per quanto riguarda quello che dobbiamo imparare da questa settimana. Ma prima di tutto facciamo un piccolo riassunto di ciò che avete visto questa settimana. Anche questa settimana questo Grest un po' speciale è iniziato con la scenetta. Abbiamo visto i tre amici, Robby, Emma ed Anna, che hanno iniziato a giocare al gioco un po' misterioso. Insieme abbiamo anche decifrato i citogrammi. Il martedì, insieme ai ragazzi delle parole rodate, abbiamo letto e imparato un'altra filastrocca e poi insieme abbiamo fatto l'attività dell'inventare la storia. Il mercoledì, invece, durante l'attività più importante, che è quella della preghiera, abbiamo imparato la canzone La tua stella e poi abbiamo imparato anche di quanto Gesù sia importante e di quanto ci stupisca ogni giorno. Ieri, invece, insieme alle ragazze del laboratorio, abbiamo creato il segnalibro con le frasi di Gianni Rodari. E ora, come ogni settimana, è arrivato il momento di fare le domande. Iniziamo. Vai! Questa settimana qual è stata la tua attività preferita? La mia attività preferita è stata quella di pescare le parole dal cappello e inventare una storia perché mi ha molto stimolato la fantasia, inoltre è stato anche molto divertente. Vero. A te, Ilde, ti piacerebbe fare l'esploratrice? Certo, a me mi piacerebbe tanto essere un'esploratrice per cercare ogni giorno qualcosa di nuovo, magari in posti diversi, e imparare cose nuove. E a te, invece, ti piacerebbe ricercare? E cosa ricercheresti? A me piacerebbe ricercare... Ora sto ricercando un regalo che mi ha fatto una mia amica, che ho perso. Ci sto provando, almeno. Tu cerchi solo cose materiali oppure anche amicizie, amori, eccetera? Diciamo che ricerco sicuramente le cose materiali che fanno sempre piacere, ma allo stesso tempo anche avere amicizia, amore, felicità è molto importante, quindi anche ricercare queste cose non bisogna darlo mai per scontato. Adesso è l'ora del disegno, come ogni settimana disegneremo un qualcosa che ricerchiamo. Ma tu sai disegnare? Io no, nemmeno tu, vero? Per niente. La soluzione. Ma dov'è? Oddio! Gabriele! Ma da dove sei arrivato? Mette chiamato io, eccomi. Mette colto proprio sul momento sbagliato. Vai! Oh! Che oggi sono da me. Allora, oggi bambini disegneremo insieme una cosa che abbiamo cercato a lungo e che poi siamo riusciti a trovare. Iniziamo! Nel mio disegno e praticamente rappresenta un calzetto che ho cercato per molto tempo e che si era andato a nascondere sotto al letto. Io mi sono mattito a cercarlo e alla fine l'ho trovato mentre mettevo a posto camera. Questa settimana abbiamo imparato che, dato che il tema era la ricerca, ho imparato che è molto importante sì ricercare le cose materiali, quindi per esempio un calzetto, ma è molto più importante cercare il bene nelle persone oppure la felicità nelle piccole cose come un abbraccio, un saluto e un sorriso. Donna! Che cercate? Tocca cercare, tocca cercare! Dai, aiutami! Settimana, invece di ricercare cose materiali, possiamo impegnarci a cercare ad esempio la bellezza di un abbraccio, la semplicità di un sorriso, cose semplici, cose che ci rendono felici. Bene, per questa settimana penso che sia tutto. Anche oggi il nostro appuntamento è finito e ci vediamo la prossima settimana con il diario di bordo.